Allora, Roberto Cafori, ho una bella partita del Kiss, iniziata benissimo, gol dopo 5 secondi, poi diventata in salita, ma per poco non riuscivate a riprenderla questa gara. Poi così, ci stavamo credendo fino all'ultimo, però è andata male. Sul Gymnastic è stato bravo comunque a concretizzare tutte le occasioni da gol. Un po' di nervosismo in campo e fuori soprattutto e fino a Caciara. E abbiamo perso i 3 punti. A proposito del nervosismo, c'è stata questa doppia espulsione, come l'hai vista tu dal campo? Come l'ho vista? Tutto sempre un nervosismo, quando sei nervoso ti si chiude una vena e non capisci più niente. Certo, magari se stiamo più tranquilli finiva in diverso modo, ma ormai andrà così e pensiamo a sabato prossimo. Non sono arrivati punti da questa partita, però sei soddisfatto o no di questa prestazione? Che voto dai alla squadra? Ma guarda, sapevo che giocavamo contro la seconda in classifica, quindi ero poco fiducioso rispetto alla partita, però la squadra ha risposto molto bene, abbiamo giocato molto bene. Ma è mancato il risultato, però va andata meglio così. Allora, Presidente, appena terminata la partita, nessun punto per voi, però mi sembra soddisfatto della prestazione. Adesso c'è la pausa natalizia, se vuole fare un bilancio della stagione fino adesso, un augurio ai suoi ragazzi. Beh, diciamo che praticamente quest'anno troppe le cose che sono successe, però ecco, sono pienamente soddisfatto dei ragazzi, tutto sommato alla fine giochiamo con una lunga serie di under 21 che hanno dato una grossa soddisfazione, anche riprendendo una partita contro una squadra che fino ad oggi sul campo ancora non ha perso, quindi di conseguenza diciamo una delle migliori compagine di questo girone. Però l'occasione vera e propria è quella di cogliere l'occasione di augurare a tutti delle buone feste, a chi praticamente ancora contorna la nostra società, all'Under 21, alla prima squadra, alla squadra femminile, che tra parentesi ieri mi ha dato una grossa soddisfazione vincendo fuori casa. E niente, era questo, l'occasione di augurare a tutti, anche a voi e a tutti i telespettatori, un sincero augurio di buone feste.